Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di XMHardware.com. Quest'oggi andremo ad unboxare l'HyperX Cloud Orbit S, cuffia da gaming decisamente particolare, fuori dagli schemi rispetto alle classiche cuffie da gaming di tipo stereo e 7.1 surround in commercio. Partiamo subito con il dire che le Cloud Orbit S sono un rebrand delle audiste Mobius, da cui riprendono sia design ovviamente modificato da HyperX, sia le principali caratteristiche e tecnologie. Sulla confezione possiamo osservare l'immagine illustrativa delle cuffie e ovviamente ciò di cui parlavamo, ovvero l'adozione di driver magnetoplanari dell'Audise da 100 mm, tecnologia 3D audio fornita da Waves con la tecnologia NX e anche la tecnologia NX Head Tracking. Ovviamente troviamo anche i relativi loghi ai due brand principali, fornitori di questa tecnologia e delle varie caratteristiche. Due loghi che ci ricordano la compatibilità e l'adozione cioè il supporto al 3D audio e al 7.1 surround, l'autonomia fino a 10 ore per quanto collegheremo le cuffie in modalità cablata con il cavo jack 3,5 mm, ovviamente incluso nella confezione, e il supporto a PC, PS4, Xbox One, Mac, mobile, dispositivi mobile, Nintendo Switch e VR. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa delle cuffie, un esploso del cavo USB Type-C e del microfono removibile con relativo filtro antipop, la compatibilità con i vari programmi di chat vocale, quali TeamSpeak, Discord, Skype, Mumble, e anche i vari tre cavi disponibili per il collegamento delle cuffie ai vari dispositivi e console, che sono un USB Type-A da 3 metri, un USB Type-C da 1,5 metri e un 3,5 mm jack da 1,2 metri, oltre ulteriori caratteristiche e informazioni, come sempre, altre immagini illustrative ai lati della confezione. All'interno della confezione stessa troveremo una Quick Start Guide. Il ringraziamento per aver acquistato il prodotto e per aver generato l'HyperX Family e un link per quanto riguarda il supporto in caso di problemi con il prodotto. A seguire troviamo una sacca in tessuto con il logo della HyperX, come possiamo osservare, dove riporre i cavi e le relative cuffie per il trasporto. Proseguendo troviamo un microfono removibile con un jack 3,5 mm placcato oro con relativo filtro antipop, completamente flessibile come possiamo osservare. Troviamo un cavo rivestito in gomma con l'estremità dei connettori USB Type-C. A seguire troviamo il cavo sempre rivestito in gomma con due connettori jack 3,5 mm placcato oro. A seguire ancora troviamo un cavo che è quello là più lungo, USB Type-A a USB Type-C, che servirà anche per la ricarica, rivestito in treccia di tessuto. E infine troviamo le cuffie stesse, che sono le HyperX Cloud Orbit S. Partendo dal design, possiamo osservare un design molto classico, grazie a una colorazione totalmente nera con qualche inserto e dettaglio color argento. Partendo dalla headband, abbiamo una struttura in alluminio con un rivestimento per quanto riguarda la headband in soft touch. Troviamo il logo HyperX. Questo rivestimento soft touch è molto bello al tatto, ovviamente anche molto delicato, quindi una volta che avete acquistato queste cuffie, prestate massima attenzione per quanto riguarda la pulizia delle stesse, in quanto di solito questi materiali sono soggetti molto a spellamento, quindi trattatela con estrema cura. Nella parte inferiore interna troviamo una buona imbottitura con un rivestimento in similpelle. Possibilità di regolare le cuffie in modo da calzarle meglio sulla testa di ogni persona. Ulteriore piccolo dettaglio che è il logo dell'Audise e quello di Waves con relativa tecnologia NX. Troviamo ovviamente il lato per calzare, lo troviamo anche come possiamo vedere all'interno dei padiglioni. Ovviamente pensiamo e crediamo che non ce ne sia bisogno.
Per quanto riguarda i padiglioni nella parte esterna, abbiamo una struttura in plastica, anche qui troviamo una finitura soft touch molto gradevole al tatto, logo HyperX, classico anche di altri modelli di cuffie della brand. Troviamo un tasto fisico per l'attivazione e disattivazione del microfono, un LED di stato, il tasto di accensione e spegnimento delle cuffie. E nel padiglione sinistro possiamo trovare nella parte inferiore anche la regolazione del volume, regolazione del microfono, ingresso per il microfono, scusate, per il cavo jack di 5 mm per il collegamento e vari dispositivi compatibili, ingresso USB Type-C per la ricarica e per il collegamento al PC o comunque per il dispositivo compatibile tipo per il PS4, l'ingresso obbligato, come possiamo vedere anche dalla sagoma, per il microfono ed infine il tasto per il 3D audio, l'audio 3D che cliccato in varie sequenze ci permetterà di attivarlo, disattivarlo e stabilire un punto automatico per LED tracking o un punto prestabilito da noi per sempre per LED tracking, ovvero spiegheremo meglio con una piccola tabella i vari passaggi che ci permetteranno di attivare queste varie funzionalità. Stessa cosa vale anche per le varie rotelline che sono cliccabili per il volume del microfono e il volume delle cuffie stesse. Le cuffie hanno dei padiglioni leggermente tiltabili, quindi ottimizzano la calzata e il comfort finale. Abbiamo possibilità di ruotarli anche di 90 gradi, come possiamo osservare. E questo movimento ci permette anche di osservare i padiglioni interni rivestiti con una buona imbottitura, un rivestimento in similpelle. Internamente non troviamo dei driver classici al neodimio nelle varie dimensioni, ma troviamo dei driver planari Audise da 100 mm, che sono sicuramente dei driver e tipologia di driver decisamente, scusate, migliore a mio modo di vedere rispetto ai classici driver a neodimio. Infatti forniscono una qualità audio sicuramente superiore. Qualità audio che unita anche alle caratteristiche tecniche e tecnologiche presenti in queste cuffie renderanno sicuramente l'esperienza videoludica e non decisamente superiore. Ovviamente vi rimandiamo alla recensione scritta che trovate giù in descrizione alla Cloud Orbit S, dove troverete ovviamente immagini illustrative dettagliate, e varie considerazioni, test e tutto ciò che riguarda queste interessanti cuffie da gaming. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo sempre al prossimo unboxing, non dimenticatevi di lasciarci un like, di iscrivervi al nostro canale e con questo video unboxing è tutto, ci vediamo al prossimo. Un saluto allo staff, ciao!